Michael Teghini, il capitano della Virtus Cassino, al termine del match Virtus Cassino NPC Rieti, gara 1 dei playout, terminato con il punteggio di 86-79 per i padroni di casa. Cap, un commento sul match? Ma è stata una partita tosta, come immaginavamo, perché comunque Rieti è una squadra ostica, è venuta qua a giocarsi le sue carte, pur avendo preso parziali, ha avuto sempre la forza comunque di rientrare in partita e farci sudare. Prossima partita lunedì, sempre qui a Scauri, che cosa dovrà fare la Virtus per portare a casa anche gara 2? Ma diciamo è quello che abbiamo cercato di migliorare tutto l'anno, ovvero i blackout, e la percezione che diamo alle altre squadre di poter entrare in partita. Una volta tolto quello e riuscendo a chiudere le partite prima, sicuramente riusciremo ad avere la gara 2 ancora a nostro favore. Quanto è stata importante la presenza del pubblico quest'oggi a Scauri? Ma guarda, ci ha dato una bellissima risposta il pubblico di Cassino. Comunque dopo un anno in cui non siamo potuti venire qua a Scauri, riempire il palazzetto, incitarci dal primo all'ultimo minuto, vanno solo che ringraziati. E mi auspico che lunedì ne vengano ancora di più, ma veramente grazie per la risposta che ci ha dato Cassino e per averci supportato. Vi aspettiamo lunedì. Grazie mille, Cap. Al termine del match Virtus Cassino NPC Rieti, con il punteggio di 86-79 per la squadra di casa, coach, un commento sulla partita? Sì, prima di parlare velocemente la partita, volevo ringraziare i tifosi che sono giunti numerosi oggi a Scauri, chiaramente in un orario non semplice per quelle delle 21, devo dire che ci hanno spinto in maniera importante a questa gara 1, quindi spero che possano replicare lunedì sera, aumentando anche il numero delle presenze, perché sono stati importanti, si sono fatti sentire, sono stati di grande aiuto per la squadra, e credo sia anche doveroso ringraziare la società per aver dato un ingresso gratuito e dare questa possibilità dopo aver fatto un anno a porte chiuse. Per quanto riguarda l'aspetto della partita, è chiaro che siamo partiti molto bene da un punto di vista di energia, di impatto, poi ci sono stati vari parziali punto a punto, siamo stati bravi nel finale di secondo quarto a staccare Rieti di 11 punti, poi credo abbiamo avuto quasi sempre il controllo della partita nel secondo tempo, andando anche più 16, più 18, dobbiamo semplicemente in ottica gara 2 limitare quelli che sono stati i cali mentali, pensando che magari la partita fosse finita, troppe palle perse, abbiamo dato la possibilità a loro di accendersi. Come ha detto la squadra, è solo gara 1, ok, era importante iniziare bene, è chiaro che ora bisogna riazzerare tutto, perché lunedì sarà una nuova battaglia, una nuova sfida, però credo che e spero che ci faremo trovare pronti. Lunedì, gara 2 dei playout, che cosa dovremmo fare per portare a casa anche la prossima partita? Sì, con lo staff ci prendiamo qualche ora, poi da domani, riguardando la partita, sceglieremo magari di fare delle modifiche su quello che magari ha funzionato meno, però credo che la chiave di tutto sarà l'energia e, ripeto, spero che i tifosi vengano numerosi e che la squadra sia brava anche a coinvolgere tutti quanti, perché il sesto uomo che non abbiamo avuto per tutto l'anno questa sera si è fatto sentire. Grazie, coach. Grazie a voi.